Nella quarta giornata in Serie D vanno in archivio ben 24 marcature, frutto di 5 vittorie interne, 3 successi esterni e 2 pareggi, di cui una reti bianca e quello che metteva di fronte Borgo San Donnino e Correggese. Il Rimini, seppur in coabitazione la nuova capolista del girone, a Forlì, big match di giornata, decidere in match in favore degli ospiti e un colpo di testa di Carboni. Nella giornata della rinascita il Prato si aggiudica l'altro big match battendo in rimonta il Carpi, passati in vantaggio, anzi sul doppio vantaggio, con Walker all'ottavo e il 54esimo con Ballardini. Le mosse del tecnico Amelia rigettano la partita in mano ai locali. Francesco Renzi, figlio di Matteo, riapre il match con un preciso colpo di testa. Il pari arrivava dopo un'incertezza della difesa ospite che permetteva a Tomaselli al 92esimo di pareggiare. A 3 minuti più tardi al 95esimo e Cestaro, lasciato colpevolmente solo, a beffare gli emiliani per il 3-2 finale. Risponde anche l'Atta Toscana Lianese che sul difficile campo della San Maurese si impone per 2-1. A sbloccare la gara dall'angolo ci pensa Colombini. Nella ripresa il pareggio romagnolo è a cura di Scarponi, ma nel finale Couco a regalare i 3 punti ai neroverdi. Al progresso basta un gol di Marchetti giunto all'ottavo minuto per avere la meglio sul Fanfulla. Il Sasso Marconi si impone a domicilio sul Seravezza. Draghetti apre le danze in favore dei gialloblu. Il pareggio toscano è a firma di Diana, mentre il gol dei 3 punti arriva da una magistrale punizione imbattuta dall'ex Rimini Torelli. In mezzolara, la vera sorpresa di questo inizio di stagione, nonché capolista con il risultato all'inglese, batte il Real Forte Querceta in esterna. Forte di testa apre le marcature, nella ripresa chiude i giochi, Rossi bravo a farsi trovare pronto per il tap-in vincente. Cade invece l'ex capolista Lentigione a Ravina in un vero derby, gli ospiti passano conformato al 28esimo del primo tempo. Il pareggio del Ravina è a cura di Antonini al 36esimo, sul fine di tempo i giallorossi di casa passano avanti con Saporetti. Nel mezzo il Lentigione spreca l'occasione del pari sbagliando un penalty con Capriotti, nel finale un'incertezza difensiva ospite regala il tris a Ravenna con il gol del definitivo 3-1 a firma dell'ex Rimini Ambrosini.